O Popreccia Danis, campionato di seconda categoria dal Don Peppino Cusopia di Milazzo, la seconda di ritorno. La squadra di casa, il DPC, Vieste e il Terme Vigliatori. Oggi, 14 gennaio 2023. Tanto partiti. Calcio di punizione, lo tira Ancione con questa schiovetta che va a sferrare il bersaglio. Strada già effettuata. È intanto una paratissima salva risultato di Lombardo. La conclusione di Francesco Torre. Ancora l'angolo battuto. Ancora il pallone che spiega in aria. Attenzione, la deviazione provvidenziale. Ancora l'attacco, intanto vediamo, Conte, di un soffio non ci arriva. Rigore sì, rigore no, chiamatissimo dal dopo Pino Cusopia, l'arbitro non la segna. Proteste per il DPC per questo rigore non dato, espulsi Andaloro e mister Buonarrico dalla panchina. Dopo Pino Cusopia che sta giocando in 10 da diversi minuti. Vantaggio, vantaggio del Don Peppino Cusopia, penso sia stato Conte. Attenzione al numero 11. Pareggio subito del Terme Vigliatori con Francesco Torre. Calcio d'angolo, Napoli, la conclusione di pochissimo fuori. Poi invece Conte che fa tutto bene, si libera dell'avversario, ma la sua conclusione però è alta. Occasionissima per il DPC. Qua sulla sinistra Baccherini, Claudio Baccherini perché si... Palo! Conclusione di Antonio Torre, parata, ma c'era il pericolo Minghetti se il pallone passava. Ti salvo! La parata, la rete da Francesco Torre, il tocco. Poi c'è Antonio Torre. Antonio Torre, il tiro però è svirgolato e mandato fuori. Luscai lascia Di Salvo tira in porta, però il tiro è centrale. Ancora la conclusione del Terme Vigliatori con Francesco Torre che manda l'altro di smaltamento. Calcio di punizione per il DPC, Milazzo allora che con lo spiovente manda il pallone di smaltamento. Scocca il 73° minuto quando Costa con questo diagonale parte Lombardo e manda in vantaggio la formazione del Terme Vigliatori, 2-1 quindi per il Terme Vigliatori. Altra espulsione in panchina per il DPC, 87° minuto, l'occasione mancata da Sky e per la serie dei calci di rigore al 90° appunto questo calcio di rigore assegnato al Terme Vigliatori. Antonio Torre, VS Lombardo, gol, vantaggio, doppio vantaggio della formazione del Terme Vigliatori, 3-1. Al 95esimo ancora un'ultimissima occasione per il Terme Vigliatori che con questo tiro va a sfiorare il secondo palo. Ed ecco qua il rischio finale, 90+5, si chiude qua la gara del Don Peppino Cusopia. Abbiamo così concluso, bye bye Danis, a risentirci alle prossime puntatissime.